Un minuto con Padre Pio dal convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, questo luogo importante accanto alla cella numero 1, questa era la verandina, la verandina di Padre Pio, questo luogo che un tempo era tutto scoperto, poi è stato accorpato al resto del convento, è stato creato questo percorso. Ebbene, qui, questo luogo che voi spesso percorrete, in questo luogo è stata allestita, pensate un po', la camera ardente di Padre Pio. Ecco, nel momento in cui Padre Pio morì, venne quel giorno, il 23 settembre mattina, venne poggiato qui, venne posto qui il suo letto, adagiato qui, e tutti i familiari, insieme agli altri frati, poterono recitare delle preghiere. Ecco, oggi qui per raccontarvi cosa ci scrive un sacerdote, Alfonso Maria Parente, un fatto che gli è stato raccontato da Padre Benedetto D'Aielsi. Padre Benedetto, che ha conosciuto Padre Pio, infatti scrive Alfonso Maria Parente, Padre Benedetto ci raccontò, lui all'epoca era studente cappuccino di questa provincia religiosa, ecco, ci raccontò che negli anni 50, a lui e a tutti gli studenti, alcuni operai stavano realizzando dei lavori di ristrutturazione proprio all'interno del convento, all'altezza del vecchio refettorio. Tra di loro vi era un uomo 45enne che si era prenotato per la sua confessione con Padre Pio, come era solito fare. Inaspettatamente, mentre lui lavorava, venne chiamato da un frate per la sua confessione. Allora lui si preparò, era insomma con tutta la roba da lavoro, si aggiustò e andò da Padre Pio. Quando cominciò la confessione, ecco, vado al virgolettato che ci scrive questo sacerdote, disse: "E questo è tutto?" Dopo che lui ha elencato tutti i suoi peccati, Padre Pio mugugnò e disse: "Ma sei proprio sicuro?" "Sì," rispose l'uomo, ma il frate ancora incalzò: "Non è tutto, tu non ricordi bene, non ricordi proprio." Allora quest'uomo, immaginiamo la scena, disorientato, insiste dicendo di non aver null'altro da confessare. Al che Padre Pio disse: "Beh, ti sei dimenticato che cosa è successo 4 mesi fa? Hai già dimenticato il litigio che hai avuto col tuo collega?" E l'operaio cercò allora di giustificarsi dicendo: "Ma padre, ma anche un semplice scatto d'ira va confessato." E Padre Pio subito risponde: "Certo che va confessato, ma tu hai fatto molto di più quel giorno, ti ricordi? Ti ricordi che lo hai maledetto?" E l'uomo disse, vado sul virgolettato: "Ah sì, ora ricordo perfettamente, ma padre, vede, mi aveva accusato ingiustamente di avergli rubato dei soldi e non era assolutamente vero. Ero sì in collera, e certo, sì, l'ho maledetto." E Padre Pio: "Sciagurato, tu sei uno sciagurato, tu non sai che cosa hai commesso a quell'uomo che hai maledetto." E Padre Pio incalzò ancora: è morto proprio a causa della tua maledizione. E adesso sappi che tu, disse Padre Pio a quest'uomo, sei una delle 4 persone attualmente vive sulla faccia della terra a cui il Signore ha dato il potere di far morire attraverso la maledizione. Perciò bada a te per i tuoi anni a venire, bada come il Signore ti chiederà di usare questa terribile arma. Scrive il sacerdote che ci ha raccontato questo episodio, che colui che lo ha condiviso con gli studenti cappuccini, Padre Benedetto D'Aielsi, era una persona della equilibrata razionalità, era visibilmente meravigliato come noi, mentre lui stesso raccontava questo episodio.